Cos'è la chirurgia mini-invasiva transorale e quali vantaggi produce? La chirurgia mini-invasiva è una chirurgia che rispetta al massimo la funzionalità del paziente, quindi rispetta masticazione, deglutizione, sfonazione. Il paziente può usufruire a parità di radicalità oncologica, di ottimi risultati, di una ospedalizzazione molto breve e di una bassa incidenza di complicanze. Tutto questo ovviamente a vantaggio del risultato finale, caratterizzato da una qualità di vita rimanente molto buona. La chirurgia di otorinolaringoiatria di Trieste ha realizzato risultati eccellenti, i migliori a livello internazionale, monitorati a 5 anni dagli interventi. Qual è il valore aggiunto degli interventi che eseguite qui a Trieste? Stiamo puntando molto sulla chirurgia mini-invasiva. È stata una sfida perché inizialmente non eravamo certi che i risultati oncologici fossero equivalenti. A distanza di 5 anni possiamo dire di avere risultati molto buoni, equiparabili ad altri grossi centri internazionali. Il Friuli Venezia Giulia è macroarea di maggior prevalenza in Italia per patologie neoplastiche del distretto testa e collo. Come mai, secondo lei? Sì, è la maggior prevalenza in funzione, in rapporto al numero di popolazione, in base alla popolazione. E sono tumori che fino a qualche anno fa erano dovuti a fumo e alcol, adesso rientra in causa l'HPV, lo human papilloma virus. Queste sono le cause fondamentali. Una cosa importante da ricordare è che è fondamentale la diagnosi precoce, perché senza una diagnosi precoce non è possibile riuscire a eseguire interventi mini-invasivi. Ma come mai in Friuli più che in altre regioni? Questo non si sa. Originariamente, quando le cause erano solo fumo e alcol, si pensava che gli abitanti di Friuli Venezia Giulia fossero più voluttuari di altre regioni. La priorità dei vostri interventi non è solo la sopravvivenza, ma anche la qualità di vita post-operatoria. Questo approccio ha delle ricadute positive anche per la sanità pubblica? Sicuramente, perché chirurgia mini-invasiva significa ospedalizzazioni più brevi e minori complicanze. Tutto questo si riflette in un risparmio di costi per la comunità, perché significa che l'investimento che deve essere fatto per questo tipo di chirurgia è sicuramente inferiore rispetto a una chirurgia tradizionale demolitiva.